forse è un momento importante in cui gli investitori si confrontano con le imprese, le società che sono quotate in questo segmento di borsa italiana, un segmento molto importante che è andato molto bene e negli ultimi anni e che, come capitalizzazione complessiva, e che peraltro ha dimostrato che le imprese che si quotano in questo segmento riescono a migliorare non di poco le loro performance. Sono contento di avere con noi il dottor Alessio Bellin, che è CEO di Gibus. Gibus è il brand italiano protagonista del settore outdoor design di alta gamma per Horeca e residenziale. È presente in Italia e nei principali paesi europei con una rete di 413 Gibus Atelier. E questo rappresenta un unicum, poi ne parleremo col dottor Bellin, nel panorama competitivo nazionale e internazionale. Ma partiamo, dottor Bellin, dal bilancio 2020. Ho visto un bilancio buono, tenendo conto, sono tutti segni positivi, una crescita importante e che brilla ancora di più se consideriamo l'anno che è stato l'anno della pandemia, insomma. È soddisfatto e soprattutto quali segnali però per guardare avanti stanno arrivando in questi primi mesi del 2021? Certo, grazie per la domanda e buongiorno a tutti. Sicuramente il 2020 è stato un anno, io direi, assolutamente positivo, guardando i risultati di Gibus, specialmente poi inquadrandoli nel contesto che tutti purtroppo ben conosciamo. Quindi Gibus ha superato lo scorso esercizio i 45 milioni di euro di fatturato, è cresciuta con una crescita a doppia cifra, anche in un anno così difficile, ha superato il 10% in termini di crescita dei ricavi e una crescita poi importantissima anche a livello di marginalità, con una marginalità che ha superato gli 8 milioni di euro a livello di EBITDA, pari a poco meno di un 19%. Quindi numeri per noi molto importanti, molto confortanti, specialmente se inquadriamo il tutto nel contesto della pandemia e consideriamo che l'azienda è stata completamente ferma e chiusa per oltre un mese e mezzo. Quindi sostanzialmente l'azienda dalla metà di marzo fino alla fine di aprile è stata ferma, non ci sono state attività industriali, non c'è stata fatturazione, quindi un buco in qualche modo di fatturato che si è scavato, un solco che si è scavato in quel periodo, ma che abbiamo poi saputo nei mesi successivi alla ripartenza recuperare ampiamente, tanto da chiudere poi l'anno con un tasso di crescita positivo. Quindi io direi che visto il contesto è un momento molto positivo. Dal punto di vista quindi del business in generale, abbiamo visto dal momento della ripartenza una fortissima attenzione verso le tipologie di prodotti che la nostra azienda propone, che ricordo sono sostanzialmente pergole, quindi sistemi di copertura mobili per gli spazi esterni, e tende da sole, quindi sempre prodotti che vanno all'esterno degli edifici, delle case, per schermare dal sole, quindi migliorare la qualità e anche la sostenibilità degli edifici a cui vengono applicate. L'attenzione è stata principalmente nel settore residenziale. Gibus, soprattutto con le proprie strutture, lavora tradizionalmente anche per una quota comunque importante del business dell'ambito Horeca, quindi ospitalità, restaurant, hotel, eccetera, eccetera. Quella parte del business sicuramente ha sofferto molto con la pandemia, ma come abbiamo visto dai numeri, è stata ampiamente, come dire, compensata da una grande, grande crescita a livello di vendite dedicate al settore residenziale. È andato molto bene il mercato nazionale, Gibus vende circa i 2/3 del proprio fatturato nel mercato nazionale, dove è sicuramente azienda leader, e circa 1/3 invece nei mercati internazionali, dove l'internazionale è principalmente, diciamo, sono i principali mercati europei. Per Gibus i principali sbocchi sono i mercati di lingua tedesca, quindi Austria, Svizzera, Germania, e quelli di lingua francese, con chiaramente in pole position la Francia. Quindi direi tassi di positivi di crescita su entrambi i fronti, superiore al 13% in Italia e circa l'8% all'estero per l'esercizio 2020, quindi direi molto bene su entrambi i fronti. E ottimi segnali che arrivano anche dall'inizio di questo 2021, quindi un trend che era sicuramente stato molto positivo nella seconda metà del 2020, tanto da averci permesso di recuperare quello che avevamo perso nella prima metà dell'anno a causa della chiusura. È un trend che in questo momento direi che si mantiene assolutamente positivo. Sostenuto, io direi, anche da alcune iniziative specifiche, come ad esempio l'iniziativa sconto in fattura al 50%. Questo vale chiaramente prettamente per quanto riguarda il mercato domestico,
Come forse sapete, nella seconda metà del 2020 il nostro governo, per in qualche modo per aiutare e sostenere il tessuto imprenditoriale ed economico, ha attraverso dei decreti legge, ha stabilito la possibilità di operare lo sconto in fattura per quei bonus fiscali che prima godevano dell'eco bonus, quindi i prodotti di Gibus, intesi come prodotti per la schermatura solare, godono da ormai da qualche anno dell'eco bonus del 50%, ma dallo scorso anno, grazie all'ultimo decreto, è stato possibile tramontare questo beneficio fiscale per il contribuente che era in qualche modo investito in 10 anni, che quindi era sicuramente uno stimolo, ma uno stimolo, come dire, un po' più blando, invece in un beneficio immediato grazie all'iniziativa dello sconto in fattura. Ho capito. Molto importante. Quindi, con una propria iniziativa, quindi ha messo in piedi tutta una, come dire, un'iniziativa, un'altra fila, attraverso anche l'implementazione di una piattaforma che permette ai nostri dealer del network Gibus Atelier, che giustamente lei citava, sono poco meno di 300 in Italia e più di 140 in Europa, quelli italiani chiaramente, di usufruire di questa iniziativa e far atterrare velocemente questo sconto presso la clientela e quindi dare nuovo impulso alla vendita, e questo si sta registrando soprattutto nei primi mesi di questo 2021, una grande spinta derivante da questa iniziativa. Senta, nella vostra presentazione voi scrivete le principali linee di prodotto, lusso high tech, pergole bioclimatiche e sostenibilità, zip screen, si contraddistinguono per livello di design e tecnologia e rappresentano il principale driver della crescita della società. Andando un po' nel dettaglio, ecco, quali sono le caratteristiche proprio dei vostri prodotti, e un po' ce le ha descritte adesso, ma anche i driver strategici di crescita per il futuro? Certo. Le due linee che lei citava, quindi la linea lusso high tech e la linea sostenibilità, sono le due linee su cui più abbiamo investito, sono quelle più innovative, su cui più abbiamo investito negli ultimi anni a livello di innovazione di prodotto. Le linee lusso high tech è la cosiddetta linea delle pergole bioclimatiche, come giustamente citava, sono delle strutture, quindi proprio delle infrastrutture, delle pergole di grandi dimensioni, possono arrivare a coprire, diciamo, dalla piccola terrazza nell'ambito residenziale, 15-20 metri quadri, fino ai grandi impianti di centinaia di metri quadri dedicati magari all'ospitalità, alla ristorazione. Molta tecnologia e molto design, questi sono i valori che noi cerchiamo di introdurre all'interno della nostra produzione. Certo, mi scusi, all'interno di questo, visto che l'elettronica ha un ruolo sempre più forte, è così? Assolutamente sì, sono questi prodotti in particolare, sono controllati da sistemi elettronici molto avanzati che permettono anche il controllo attraverso applicazioni specifiche, la connessione alla domotica, dell'eventuale domotica presente nell'impianto elettrico dell'abitazione o dell'edificio, ma sono prodotti che poi grazie a questa elettronica diventano intelligenti, diventano responsive rispetto alle condizioni climatiche, quindi attraverso gli opportuni sensori permettono per esempio di chiudere le eventuali chiusure o di mettere il tetto in posizione di sicurezza in caso di forte vento, o di andare a mettere l'ami in sicurezza in caso di neve. Quindi proprio una serie di elementi rendono questi prodotti veramente dei prodotti, io direi, intelligenti, portando quindi un'evoluzione molto forte. E questo vi comporta però, diciamo così, anzi è un dato positivo, senza però, insomma, vi comporta anche un'attenzione alla ricerca e sviluppo. Molto forte, Gibus oggi detiene più di 50 brevetti di invenzione, quasi più di 30 modelli di design depositato, quindi investiamo tantissimo, circa il 3% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, è uno dei driver fondamentali per la crescita della nostra azienda e per il consolidamento del nostro posizionamento strategico rispetto ai competitor, per creare valore nel tempo, quindi assolutamente sì, continuiamo ad investire tanto, tante novità continuano anche ad uscire. Grazie dottor Bellin, è stato molto chiaro, ci ha fatto un quadro sintetico ma credo veramente esauriente di Gibus. Ricordo, abbiamo parlato con il dottor Alessio Bellin, che è CEO di Gibus, che è il brand italiano protagonista, come ci ha spiegato, del settore outdoor design di alta gamma per Horeca, quindi hotel e residenziale. Bene, grazie mille dottor Bellin. Grazie a lei dottore, grazie mille.